Balla Boccioni De Pero, costruire lo spazio del futuro è la mostra curata da Antonio D'Amico e allestita a Palazzo San Francesco a Domodossola, che verrà inaugurata domani, sabato alle 18. Sarà allestita fino al 3 novembre. Racconta un'epoca d'oro del capoluogo solano, scaraventato nel pieno della logica futurista e coinvolto nell'immaginario della modernità. Domodossola è una città di passaggio per i futuristi straordinaria, perché con l'apertura del traforo del Sempione, con il volo di Chavez nel 1910, con la prima macchina che valica il passaggio del Sempione, Domodossola si avvicina sempre più alla logica futurista, che è una logica di movimento, di velocità, di dinamismo, una logica che ci consente ancora oggi un'attualità impressionante. E quindi questa mostra rende omaggio a Domodossola, ma soprattutto rende omaggio all'Italia del futuro. Oltre 60 le opere esposte, tra le firme quelle di Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Fortunato De Pero, Gerardo Dottori, Tullio Crali. La visione, coinvolgente e divisa in tre sezioni, abbraccia il periodo che va dall'ultimo decennio dell'Ottocento e fino al 1960, dalla stagione prefuturista all'aeropittura, per mettere in evidenza il cambiamento del rapporto tra l'uomo e la natura, tra la tradizione e il futuro. La mostra potenzia la proposta artistica e culturale della città. Domodossola ospita perché guarda al futuro immaginando un rilancio della nostra città in una posizione centrale in questa provincia che merita e l'aspetta.